Stavo guardando quando siete venuti a presentarmi il progetto, poi io sono una persona curiosa, quindi sono andato a curiosare, a guardare il sito e quant'altro. E direi che questo è un progetto, dal mio punto di vista, molto interessante, ma parlo a livello personale perché ti dà la possibilità di imparare tantissime cose sulla nostra città. Quindi da cittadino torinese estremamente curioso e spero che... estremamente interessante, spero che questa sensazione che ha trasmesso a me venga trasmessa anche ai nostri cittadini, agli studiosi della città o anche solo chi ha delle curiosità su singole parti della città. Certo, come diceva giustamente lei, se diventasse una reale Wikipedia nostra dove tu che hai magari la tua famiglia che aveva un'attività, una casa in una determinata zona, va a raccontare la storia di quella zona con le foto d'epoca e quant'altro, sarebbe assolutamente interessante dal mio punto di vista per un tipo di curiosità sia mia personale ma anche per, dal punto di vista economico, dal punto di vista di turisti che possono venire nella nostra città e avere delle informazioni molto più interessanti del banale dove si trova il centro commerciale o dove andare a vedere un evento o quant'altro. Banale, intendiamoci, più semplice, ecco. Quindi mi piace molto da cittadino torinese. Dal punto di vista turistico lo trovo eccezionale, nel senso che essere la prima città, perché credo che siamo la prima città, che va a mettere insieme più aspetti, sia l'aspetto culturale con l'aspetto storico, con la storia dei singoli anche vie, edifici e quant'altro, è interessantissimo. E poi metti insieme l'altro aspetto che io non dimentico mai, l'aspetto commerciale, che sarà meno fine da rappresentare in questo momento, ma per me è altrettanto nobile perché... ricordiamoci sempre il problema vero che abbiamo noi a Torino è un problema legato al lavoro, alla redditività, alle persone che sono realmente in difficoltà. Per me è fondamentale, quindi il fatto di riuscire a coniugare le due esigenze mettendo insieme le eccellenze, io mi ricordo che quando siete venuti mi avete fatto vedere un elenco di vere eccellenze torinesi dai locali storici che sono meravigliosi, non dimentichiamocelo, agli hotel con determinate caratteristiche, ecco questo secondo me è una tu molto molto importante dal punto di vista anche turistico, dal punto di vista di attrazione di altre o di altra, io la chiamo clientela, non nostra città. Quindi è un progetto che assolutamente come città approviamo, sponsorizziamo, cercheremo di divulgare, magari adesso siamo qua con Daniela e con le altre amiche di Turismo Torino, magari possiamo mettere un link sulle nostre brochure, sui nostri materiali, insomma cercheremo in qualche modo assolutamente di appoggiarlo perché realmente è un progetto bello in cui crediamo, che secondo me ha delle prospettive molto importanti di crescita, quindi complimenti al Politecnico, so che è una startup nata da voi, so che ha tanti giovani che lavorano dentro, quindi insomma non vedo aspetti negativi nel progetto, vi chiedo scusa ma la vedo così. Grazie.